è un villaggio a chilometro zero, ovvero vicinissimo ai luoghi di produzione, e quindi di nuovo una forte attenzione al tema dell'identità e della qualità dei prodotti. Mangiare italiano, mangiare napoletano è un valore aggiunto in più. Sostenibilità, tutela dell'ambiente e politiche sociali. È il villaggio Coldiretti che si terrà sul lungomare Caracciolo e alla Rotonda Diaz in questo fine settimana. Tre giorni intensi, pieni di avvenimenti, per dimostrare il legame profondo tra agricoltori e territori nella patria della dieta mediterranea, in occasione dell'anniversario dello storico riconoscimento dell'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità 7 anni fa. Piatti da gourmet con menù a 5 euro preparati dagli chef contadini, agri asilo per i bambini dove si impara a mungere gli animali, cavalcare asini, fare la pizza e riconoscere l'olio, e ancora lezioni negli orti e spazio all'economia domestica e alla cosmetica con i frutti della terra. 1,5 chilometri di strada con dei padiglioni per gli approfondimenti, ma soprattutto con stand dove ci saranno le imprese che potranno mostrare e far degustare ai cittadini visitatori quelli che sono le proprie capacità nel realizzare prodotti straordinari ed unici. E saranno affrontati anche temi come lo spopolamento nelle aree rurali, l'educazione alimentare nelle scuole e la filiera economica, culturale e turistica. Diverse centinaia di orti urbani, peraltro in una città che è fra le capitali europee quella che ha più terreno agricolo all'interno del territorio comunale. Nei prossimi mesi, insieme ad un altro assessore, troveremo il modo per rafforzare ulteriormente questa esperienza di economia, di tempo libero, di identità sociale. E dagli agriturismi ad altre situazioni, alcune esperienze noi le abbiamo già nel territorio napoletano, sono di qualità ma sono quantitativamente ancora troppo poche per far fronte alla domanda che stiamo registrando e che arriva presso gli uffici dell'amministrazione comunale, incentivi per aprire altre occasioni, perché insieme al mare un po' di campagna e un po' di agricoltura fa bene al turismo e fa bene alle persone che ne approfittano.